Gigi, partiamo dall'ultima immagine. Reggio Emilia, i tuoi compagni che ti portano in trionfo sotto la curva della Juve, il finale perfetto e la finale perfetta. Beh sì, è stato un bel finale, perché al di tutto se avessimo perso ci sarebbe stato qualcosa di stonato che in una serata simile insomma non mi avrebbe fatto molto piacere. Invece così viene quasi suggellato, ecco, un fine rapporto con una bellissima vittoria e grandissime scene secondo me di empatia, di amicizia e di stima, ecco, di sentimenti tra me e i miei compagni, tra me e gli altri, fra la gente, anche il sottoscritto, insomma, è stato molto bello, sì. Che addio è stato questo? E che differenze ci sono con quello unico del maggio del 2018? Ma è stato un addio da parte mia molto sereno, devo dire la verità, perché ormai è un qualcosa che avevo già vissuto, diciamo in termini diversi, però 3 anni prima, e di conseguenza ci fai, non dico l'abitudine, però è un qualcosa che è un déjà vu, che in quanto a esperienza ti dà già dei punti cardinali a quali aggrapparti per non patire troppo, insomma, determinate situazioni, no? Infatti l'ho vissuta con molta naturalezza, ma penso anche alla gente, perché poi secondo me al di là di tutto il fatto che io in questi 2 anni sia tornato lascia nell'immaginario collettivo e secondo me anche nel cuore della gente l'idea che uno se ne può andare ma può anche tornare, ecco, che non è chiuso, sì, può essere chiuso il capitolo magari del portiere, del totem e tutto, però poi secondo me la paura della gente è quella, tra virgolette, di sentirsi abbandonata in certi momenti, no? E invece, visto che io in questi 2 anni sono anche tornato, così secondo me nella testa della gente c'è anche la serenità di dire, beh, ma magari poi tra qualche anno, conoscendo anche Gigi come è fatto, lo ritroviamo fra di noi. E quindi questo secondo me rende tutto più, non dico più bello, però lo fa digerire in maniera più serena e più felice. Che cosa diresti oggi al Buffon del 2001, a quel giovane Gigi che nell'estate di 20 anni fa esordiva in bianconero in quella giornata molto calda contro il Venezia? Che io alla fine, la verità non è che non sono, se non una piccola parte da bambino, quando avevo 3-4 anni, diciamo il rito di iniziazione calcistico l'ho avuto da mio cugino e dai miei parenti di Udine, perché loro sono proprio juventini, marci, e per cui mi vestivano sempre del bianconero, sciarpe, però io di base non sono mai stato uno juventino e quindi la verità è che in tutti questi anni poi lo sono diventato inevitabilmente, perché ho capito determinate dinamiche, ho fatto miei determinati valori che secondo me fanno anche la differenza nella vita e nello sport, e quindi ho capendo adesso sono più felice di allora, perché sono juventino con coscienza e ho scelto di essere juventino, capito? E quindi questo è un qualcosa che mi fa piacere, perché molti magari lo diventano perché per eredità dal padre, così. E magari non se lo domandano neanche se sono contenti o no di essere io invece lo sono diventato, e quindi questo è il regalo più bello e più grande, ecco. Qual è la prima reazione quando rivedi quelle immagini di quel Gigi giovanissimo di 20 anni fa con i capelli un po' sparati in aria? Sì, me lo ricordo ancora quella giornata come se fosse oggi, a parte perché era l'esordio e quindi avevo una tensione come se si giocasse a finale di Champions, e sicuramente nemmeno nell'immaginario più felice ed ottimistico avrei mai pensato di essere nel 2021 ancora la Juve come portiere, ecco, perché ci vogliono tante cose, ecco, per poter fare un percorso simile, e non ero cosciente di poterle avere, ecco, sinceramente non pensavo mai di
riuscire a mettere sul campo e nella mia professione una determinazione, una professionalità, insomma anche una classe, se vogliamo, perché poi se sono qua a giocare ancora 43 anni è perché qualcosa di diverso c'ho anche da quel punto di vista, ecco. Però devo anche dire che secondo me questa carriera così lunga sono riuscito a farla perché ho voluto essere, diciamo, permeato un po' da quello che è il DNA e i valori che esaltano la Juve, no? Cioè che è quello dell'umiltà, del lavoro, della professionalità, di volersi migliorare sempre, e questi sono valori che secondo me hanno fatto la differenza nella mia carriera. Qual è la cosa che ti rende più orgoglioso tornando indietro e ripensando a questi 19 anni straordinari con la Juve? Non c'è un qualcosa di specifico, perché molti dicono, magari dicono no, per la Serie B, ma la Serie B, come ho detto in tante altre interviste, per me non è stata una penitenza, cioè è un qualcosa che ho fatto come sono io, l'ho fatto di botto, ho visto, ho detto si farà la B, via, si fa la B senza pensarci troppo, le cose io le faccio in maniera istintiva, magari su 10 volte 2 la sbaglio, ma 8 ho quel sentore, quelle sensazioni un po' animalesche che mi fanno capire cosa è giusto e cosa è sbagliato per me, non per gli altri, chiaramente. Io parlo per me e per la conduzione della mia vita. Lo dicono praticamente tutti. Cos'è che si prova ad essere onestamente considerato il più forte portiere della storia del calcio? Uno dei più forti italiani di sempre, considerando tutti i ruoli. Lo so che tu non hai mai considerato queste etichette, no? Tu hai sempre guardato avanti, guarderai avanti anche adesso. Però ci possiamo fermare un attimo e pensare che questa è una cosa reale. Tu sei più forte di tutti i tempi. No, la cosa secondo me vera è che non ho mai pensato a questa etichetta che mi facesse piacere sentire, insomma, la stima della gente, perché è innegabile, no? Se vogliamo, per certi versi anche è una conferma che tu hai, che ti viene dagli altri e ti fa capire che ti appaga e ti fa capire che sei sulla strada giusta, no? Per cui anche il giudizio degli altri, se lo reputi onesto per come vengono fatte certe valutazioni, è un qualcosa che ti può aiutare a dare qualcosa in più. E sicuramente questo aiuto l'ho avuto, l'ho ricevuto. Non mi piace fare questo discorso perché secondo me il calcio è cambiato tantissimo. Sicuramente è più difficile, secondo me, di altre epoche, per mille situazioni, però ci sono anche degli strumenti di allenamento che probabilmente una volta non avevano e quindi non potevano magari gli stessi giocatori poter esprimere il massimo del loro potenziale. E poi perché alla fine credo che nel calcio ci siano veramente tante icone e quindi voler per forza trovare il più bravo, no? Lui è... Sì, poi magari se uno guarda la carriera vede che qualcuno ha fatto qualcosa in più, però non dico che sia una mortificazione per gli altri, però è qualcosa che trovo poco sportivo, nel senso che alla fine ci sono delle icone e le icone rimangono tali, per cui non so, anche quando parlano di Pelé, di Messi, di Maradona, di Cristiano, ma perché bisogna per forza trovare più forti? Sono stati dei giocatori stratosferici, basta, accontentiamoci di questo, cioè, perché poi obiettivamente qualcuno avrebbe sempre qualcosa da ridire e probabilmente avrebbe anche delle motivazioni giuste, no? E quindi non, cioè, questo celodurismo per forza comunque mi sta sul c***o, non mi piace e soprattutto in un ambito sportivo, ecco, ci vuole veramente rispetto di tutti e ce ne sono stati tantissimi di campioni come tantissimi grandi portieri. Una volta hai detto non esistono gol imparabili, è stata questa la tua forza, il tuo motore, il desiderio di perfezionarti, di migliorarti sempre nonostante il passare degli anni? Sì, perché alla fine lo penso veramente, probabilmente quando ho detto che non esistono gol imparabili era un'iperbole,
Però io credo che in realtà, se io non so quanti gol posso aver preso nella mia carriera, però diciamo 500, non so, 600 gol, se io li dovessi andare a rivedere, so che su 480 avrei qualcosa da ridire e ci avrei un qualcosa che mi dispiace, perché dico quello potevo non prenderlo. E questo sta a significare che la prima cosa che conta nella vita, se vuoi migliorare, è quella di essere autocritico. Cioè, io ho avuto questo insegnamento soprattutto da mio padre, che quando ero soprattutto bimbo, così lui probabilmente intravedeva quello che ero io. Io chiaramente giocavo e non ci pensavo, e quindi era molto, molto critico. A parte che, essendo stato sportivo anche lui, era critico anche lui, sia con mia madre che faceva sportiva anche lei, che con se stesso. E quindi poi anche su di me io dicevo: ma te accontenti. E allora questa cosa qua me l'ha lasciata in eredità. E devo dire che se però ho fatto quello che ho fatto, è sicuramente perché ho sempre cercato di cercare la perfezione, sapendo che non ci sarei mai riuscito, ma sapendo che ci sarei potuto andare vicino. E quindi più vicino ci vai, e meglio performi. Qual è stato il momento di tutta la tua vita calcistica juventina in cui sei stato più felice, Gigi? Devi sceglierne solamente uno. Beh, sicuramente il momento in cui sono stato più felice è stato a Trieste, quando abbiamo vinto il primo scudetto con Conte, perché quello era la chiusura di un cerchio, dava forza e dava un senso anche alle scelte che avevo fatto io personalmente e come giocatore. Perché poi chiaramente ora siamo tutti felici, abbiamo fatto un ciclo incredibile, però alla fine ogni tanto non potevo non avvilupparmi al pensiero di dire: cavolo, nel 2006 campione del mondo, avrei potuto andare veramente in ogni squadra. Però ho sposato sta causa perché ci credevo e perché volevo e pensavo di poter tornare a vincere con la Juve. Siamo arrivati nel 2012, cos'era? 11, 12, 12, 6, 6 anni non sono mica facili, poi io avevo 28 anni, cioè erano gli anni migliori della mia carriera. E quindi ogni tanto qualche assillo, qualche pensiero mi era venuto. La verità è che però dentro di me coltivo sempre una fede, chiamiamola così, una serenità che mi dice: tu comportati bene, fai le cose in maniera giusta e corretta con gli altri, che poi la vita, quando meno te l'aspetti, ti ridà tutto, in eccesso anche. E difatti è stato così, perché poi io ho sofferto veramente tanto, 6 anni, 5 anni, sono andato anche fuori dal palcoscenico europeo per 3 anni, cioè ero il portiere di riferimento e ho deciso di l'isolamento. Sai, solo le mie logiche bizzarre, ecco, possono far fare delle cose simili, però anche quello che realmente in cui credo, cioè questo ottimismo di base, questo voler essere sempre positivo, sognatore, che mi dice: vai, che tanto poi la vita ti ridà. E così è stato. Invece qual è stato il momento più doloroso? Il momento più doloroso? Probabilmente... momento più doloroso probabilmente Cardiff, perché non perché abbiamo perso, perché la sconfitta ci poteva stare, ma perché ci siamo disgregati, ci siamo sciolti come squadra nel secondo tempo, e quella mi è dispiaciuto perché hai dato la sensazione di non essere competitivo per quel massimo livello, che invece non era così, perché noi alla fine 2 anni prima avevamo fatto partita col Barcellona e con Real Madrid, secondo me avremmo potuto far partita, probabilmente perdere, però un discorso è perdere 1-0, un discorso è perdere 4-1, dando proprio la sensazione di essere degli scappati di casa. E quello, anche per orgoglio, è un qualcosa che mi ha fatto male. E l'altra cosa che mi ha fatto veramente male è stata l'esclusione
dopo il 3-1 a Madrid, quella lì, sì, perché quello lì probabilmente è stata la serata più bella della mia vita in bianconero, perché veramente solo una squadra di folli poteva pensare di andare a Madrid e avere ancora e aggrapparsi allo 0,1 di speranza di passare il turno. Ma noi ce l'avevamo, perché ne avevamo parlato, perché le dinamiche erano particolari e quei ragazzi ci parlava e detto, noi ci dobbiamo rimanere aggrappati a quello 0,1 perché ce l'abbiamo. E quello 0,1 era diventato un 95. E dentro di me, quella sera lì, durante la partita, ero proprio orgoglioso di giocare in una squadra simile, fatta di uomini simili. Cioè, proprio l'orgoglio di essere il capitano di quella squadra lì. Ecco, quello lì è stato bello. L'hai mai più riviste quelle immagini di Madrid? No, no. Le cose brutte, ma anche le cose belle, difficilmente le rivedo. Cioè, come c'era uno scrittore che diceva sempre una frase che mi è piaciuta, che diceva: le grandi storie sono nel passato e nel futuro, il presente è vita del condominio. E quindi è giusto così, via. Hai mai pianto per la Juve? Io, guarda, difficilmente piango per un risultato. Cioè, non è il risultato in sé che mi fa male. E come avviene questo risultato che mi può far male, mi può mettere di cattivo umore, mi può dare tristezza, mi può dare gioia, ecco. E quindi ti ho detto, ritornando alla partita di Madrid, quella lì è la partita più bella che ricorderò con la Juve, perché secondo me alla fine anche i tifosi, anche la gente si è sentita orgogliosa di essere rappresentati da quei giocatori, ecco, da quegli uomini, perché lì solo degli uomini potevano fare una cosa simile. Dopo una vita in bianconero vai a Parigi, come riuscivi a guardare la squadra a distanza? Cioè, io mi immagino Gigi Buffon di fronte per la prima volta al televisore che vede la Juve entrare in campo, come l'avevi vissuta? No, ti dico la verità, non ho mai guardato, no. Ma è normale, perché è troppo fresco ancora il distacco e ci vuole del tempo, come in tutte le cose, ma anche la nazionale, io praticamente non l'ho quasi mai guardata, perché credo che certi passaggi debbano avvenire e fanno tornare a una normalità e a un equilibrio interiore solo col tempo. Ecco, però di Parigi, che ti dico che è stata un'esperienza bellissima, veramente, che rifarei altre volte, perché mi ha dato tanto dal punto di vista umano, mi ha fatto, secondo me, crescere, mi ha dato sicurezza come persona, perché mi sentivo proprio a livello esistenziale un cittadino del mondo, cioè che anche Parigi, sai, incominciando ad andare in macchina, a conoscerla, conosci quei 5-6 locali, quei posti, così dici: cavolo, anche Parigi è un posto che se un giorno dovessi venire con degli amici, tranquilli, ci sono io, facciamo, è un qualcosa che ti dà sicurezza come uomo. E per cui, dal punto di vista sportivo, credo di aver giocato in una squadra stratosferica dal punto di vista tecnico. Io non so quante squadre possano essere ancora oggi forti quanto il Paris Saint-Germain, tecnicamente parlando, qualcosa di mostruoso, veramente. Io non è che fossi abituato male, ero abituato molto bene, però veramente quando vedi certi talenti, Neymar, Mbappé, ma Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, cioè vedi delle cose, qua c'è da mettersi il cravattino, perché siamo tutti bravini qua. Però devo dire la verità, che una delle cose che mi ha fatto pensare anche, no, non di tornare, che mi ha fatto accettare di tornare quando Fabio me l'ha proposto, è il fatto che finiscono gli ottavi di finale, l'andata, noi vinciamo col Paris 2-0 a Manchester in maniera agevole. Cioè, io quell'anno lì ero sicuro, ho detto: male che va, arriviamo in finale, ho detto, perché siamo troppo forti, ho detto, non possiamo non arrivare in finale. E noi vinciamo a Manchester, e non so se la settimana dopo così gioca la Juve e perde 2-0 con l'Atletico. E io mi sono sentito in difficoltà, devo essere sincero, perché la mia gioia personale, perché ero veramente felice di questa cosa, poi vedevo il futuro con questa squadra e dicevo: cavolo, però un pochino mi ha disturbato, perché
perché sapendo che c'erano tutti i ragazzi che io conoscevo, dei quali sono stato anche capitano, allenatore, presidente, cioè il fatto di non poter essere lì a dare una mano, anche a dire una parola o a essere presente, pochino ma rotto le scatole. E però poi c'è stata la settimana dopo la conferma che nello sport non devi avere nessun tipo di remora, perché la settimana dopo noi col Paris combiniamo un disastro con l'ottava squadra del Manchester, perché erano un gruppo di ragazzini che erano venuti a Parigi giusto per presenziare, e la Juve invece vince 3-0 e la ribalta con l'Atletico, no? Allora mi ricordo che sono andato a casa e mi sono guardato allo specchio e ho detto adesso sei contento, allora adesso tu adesso sei felicissimo, ho detto, perché io mi volevo buttare da ottavo piano, perché dopo che abbiamo perso col Manchester veramente ho passato una settimana brutta. E poi invece la Juve invece alla fine era riuscita a ribaltarla questa cosa, e quindi mi ha fatto sorridere, è riuscito ugualmente la cosa a strapparmi una risata, perché come in tutte le cose l'autoironia era la medicina migliore. Tu hai sempre dato un'impressione, correggimi se sbaglio, così come lo era nell'estate del 2001 e anche adesso nell'ultima partita, no? Sembri sempre tutto d'un pezzo e sembra che non dimostri mai di avere paura. Tu hai mai avuto paura davvero di scendere in campo, di preparare una partita, di pensare a una partita anche giorni ma prima? Io un po' di paura ce l'ho sempre prima delle partite importanti, sempre. Cioè che le cose non vadano come voglio io. E poi non so se può essere paura o una forma diversa di un altro sentimento, no? Però poi questo poi mi capita quando scendo in campo nel riscaldamento, cioè che non sono mai, tra virgolette, libero, E poi però mi capita sempre una cosa strana. Entro negli spogliatoi, mi metto la maglia, so che mancano 5 minuti a entrare in campo e mi dico, adesso cioè non si può tornare indietro, adesso c'è da andare là e far vedere chi sei. E lì come per incanto rifiorisco. Ma mi capita 9 partite su 10 questo tipo di episodio. E per cui è particolare. Perché probabilmente autoesaminandomi... E psicanalizzandomi riesco, sono sempre stato un ragazzo, un bimbo anche abbastanza coraggioso nella mia vita, penso di essere un uomo coraggioso, e quindi nel momento in cui sento che ho un po' di paura viene meno il rispetto di me stesso, e il rispetto di me stesso è una cosa a quale tengo molto, e quindi per scuotermi poi c'è sto coraggio che viene fuori e dice via, adesso c'è da andare e non c'è altra soluzione. In tutta questa meravigliosa vita bianconera che hai trascorso, c'è una cosa che non hai mai detto a un tuo compagno di squadra, a un tuo allenatore, a un tuo presidente, a un tuo dirigente, che vorresti dirgli adesso? No, alla fine io con i modi secondo me giusti a seconda delle situazioni penso di aver detto le cose importanti a tutti. Quello che non so se gli altri sanno o non lo sanno, che alla fine se io ho potuto dimostrare sotto tanti versi chi sono, quello sportivo, quello in campo, fuori così, è perché sentivo l'incondizionata stima dei miei compagni, dei dirigenti, del presidente, dei tifosi stessi, perché sentivo che da parte loro riponevano una stima nei miei confronti che era un qualcosa che non potevo tradire, no? E quindi più responsabilità avevo e più forte mi sento, cioè anche adesso è così, no? E quindi se sono riuscito a fare un determinato percorso è perché ho sentito da parte dei miei compagni e di tutti quanti una stima grande, ecco, e quindi la mia forza sono stati loro. Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, quando senti questi quattro nomi insieme qual è il primo pensiero? Mi vengono in mente due cose: legame, una parola che mi viene in mente, perché insomma il legame secondo me è un qualcosa
di più che rispetto a un rapporto d'amicizia. Il legame è un qualcosa che secondo me ti unisce in maniera più forte, mi dà questa sensazione. E poi la seconda parola, frase che mi viene in mente è ragazzi per bene, che alla fine non parlo per me, io mi tolgo, parlo degli altri tre e devo dire che sono tre ragazzi veramente per bene. Ed è difficile, sarà difficile secondo me ritrovare e andare a ricerca di gente simile in un mondo attuale, ecco, chiaramente. Qual è stato lo spogliatoio più divertente di questi anni alla Juve? Ma io penso che come spogliatoi sono stati sempre abbastanza divertenti, perché c'era un mix fra italiani che chiaramente hanno sempre avuto non dico una predominanza, però sicuramente c'è stati sempre i trainanti, coloro i quali dettavano le linee guida. Però ci è sempre piaciuto, insomma, farci contaminare anche dall'estro sudamericano, dall'essere, non so, anche un po' particolare, rigido, magari schematico di Lichtsteiner. Cioè, devo dire, abbiamo accolto tutti veramente a braccia aperte, no? E quindi è questo anche uno dei motivi per i quali, non so, uno come Mario Mandzukic è stato qua 4 anni, 5, non voleva più andarsene via, perché alla fine non dico che siamo tolleranti, però riusciamo secondo me a far star bene tutti, e questo è importante, ecco, nel momento in cui poi chiaramente in campo tu ci dai, ecco, e con tutti si è sempre creato veramente un bel clima, anche con Carlos Tevez. Paul Pogba, Evra, insomma, Khedira, insomma, me ne ricordo tanti, ma penso che tutti siano stati bene con noi. Hai mai dovuto alzare la voce nello spogliatoio, davvero, per far tirare un po' dritti i tuoi compagni? No, non mi ricordo, può essere, ma non sono cose che mi segno sul calendario, ecco, sono cose che, come ti ho detto prima, se capitano è perché vengono fuori come starnuti, sento che devo dire e la dico, non sto tanto lì a pensarci sopra, però credo, insomma, che alla fine la nostra forza di tutti questi anni è che non è che ci fossi io, ma perché eravamo un gruppo veramente responsabile di persone con tanti capitani, e quindi ognuno faceva la sua parte. Qual è la cosa che più ti mancherà dello spogliatoio della Juve? Ma sai, mi mancherà come tutti i capitoli, dai, quando si chiudono, soprattutto adesso che ho 43 anni, devi anche entrare in un ordine di idee che se non è quest'anno magari sarà il prossimo, proprio andando però poi insomma questo capitolo della mia vita va chiuso, quello di essere calciatore. Penso che non avrò contraccolpi, di quello ne sono tranquillo, perché è un qualcosa che come il déjà vu di essere andato a Juve, che avevo già vissuto 3 anni fa, perché pensavo di smettere 3 anni fa e poi è capitato un qualcosa al quale non potevo dir di no e ho continuato, e quindi però ero già entrato in un'ottica dell'ex giocatore. Adesso sono ancora più convinto, nel senso che 3 anni fa un pochino di dispiacere l'avrei provato, perché secondo me adesso non proverei dispiacere, nel senso, se dovessi smettere smetto e sono sereno, perché sono una persona felice, ho una bellissima famiglia con i miei bimbi, con mia moglie, stiamo bene, ho tanti interessi che mi stimolano, che sono anche extra campo, e poi nella mia testa sono sempre un sognatore, quindi ho un milione di cose da acchiappare, che magari non acchiapperò mai, ma non mi interessa, però l'importante è svegliarsi e sapere di farlo, perché c'è un qualcosa di speciale da fare.
mi hai detto qualcosa di speciale. Tu, numero uno da sempre, decidi di tornare alla Juve e decidi di mettere alla prova te stesso, no? Sì. Perché Gianluigi Buffon viene a fare il secondo. Beh, sì, quella è stata anche una delle motivazioni. C'erano tantissime motivazioni, compresa anche quella che ti ho detto prima, che mi aveva fatto pensare l'ottavo di finale e così. E poi alla fine avevo detto, ci vai la Juve a fare il secondo? All'inizio non ero molto convinto, devo essere sincero, infatti a Fabio ho detto: Fabio, richiamami fra 2 anni e chiedimelo. Poi dopo avevo un po' di opportunità per andare a fare la Champions, così, squadre buone europee. E poi dopo, a un certo punto, mi sono fermato e ho detto, Gigi, meno male c'hai 41 anni, cioè ci sta anche che il prossimo anno smetti di giocare, che magari non stai più bene, che ti si appannano i riflessi, la vista, così dicono, a me mi è capitato, però io gli sto ancora aspettando, da quando ho 37 anni che sto aspettando, però così hanno detto, ti diamo fiducia. E ho detto, dai, prova a entrare nell'ordine di idee, di mettere davanti il Gigi anche, tra virgolette, papà, marito, e quindi agevolare anche una situazione familiare, perché io avevo i bimbi, Luis e Dado, che erano felicissimi di venire a Parigi 2 weekend al mese, però facendo così un pochino li stancavo, perché li vedevo stanchi, non andavano alle partite loro di calcio, e quindi un pochino mi dispiaceva, dicevo, ma che senso ha dover mettere in difficoltà quando te hai 41 anni, se ne avessi avuti 35 dici no, è giusto, è la priorità, ma adesso. E quindi pensandoci ho detto, ma sì, dai, poi c'è l'opportunità di tornare con i ragazzi, di chiudere un cerchio, perché poi secondo me la chiusura del cerchio non era quando ero andato via, secondo me c'era ancora un annetto, due, chiudiamo sto cerchio e niente, e poi probabilmente smetterai di giocare perché ti appannerai fisicamente, tutti i soliti discorsi. E poi, non per ultimo, ho detto, hai la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo, che mi faceva veramente piacere, e poi hai la possibilità di metterti alla prova, cioè di sparigliare le carte, perché io il numero uno da Juve lo sono stato per tanto tempo, cioè per cui chiaramente tornare, ipotesi, vendono Szczęsny, mi prendono me, sì, mi avrebbe fatto piacere, ma probabilmente non era neanche quello che volevo, cioè non andavo in cerca di quello. E allora ho detto, questa può essere una bella esperienza personale, per capire anche che fino a quanto la soglia della tua resistenza, del tuo, tra virgolette, buon carattere, essere altruista, di gruppo, così, fin dove puoi arrivare. E perché io lo sapevo che non è il mio ruolo naturale, ecco, quello è innegabile, però ho detto, provaci anche questa, è sempre un'esperienza nuova che ti insegnerà qualcosa, e mi ha insegnato tanto. E fra tutte le cose è che alla fine il rispetto per gli altri miei compagni, per tutti, è sempre la cosa che mi è interessato di più, e quindi la loro stima, e quindi il mio comportamento sempre, tra virgolette, gioioso, sempre felice, anche se soffri, perché poi alla fine non posso essere contento, uno come me, di mettersi lì tra il pubblico, però l'ho fatto volentieri e lo rifarei, perché poi con Tec ho un bel rapporto, con Pinso anche, con Filippi anche, e quindi ho detto, ne vale la pena. Poi ho detto, poi se un giorno dovessi fare l'allenatore o dovessi fare il direttore sportivo a qualsiasi tipo di giocatore che mi chiede motivazioni di una possibile panchina, dicevo, sono stato io in panchina, ci puoi stare anche te. Cioè, mi sono guadagnato proprio anche questo tipo di libertà. Se un giorno dovessi fare questo ruolo, proprio sono sereno, affrontare chiunque, ho fatto io, puoi farla anche te sereno. Visto che tu metti un punto alla tua carriera da giocatore alla Juve, poi in futuro non sappiamo che cosa ti riserverà, in sintesi, che cos'è per te la Juve? Beh, la Juve cos'è? Beh, è un qualcosa che, ora non voglio esagerare dicendo una seconda pelle, ecco, perché poi c'è anche chi abusa di frasi ad effetto, frasi shock che non interessano.
interessano alla fine la gente, anche se magari la gente fa piacere sentirsele dire queste stronzate, però la Juve per me è veramente è stato come aver fatto un master, ecco, di calcio, e aver avuto l'onore e la possibilità di rappresentarla, di rappresentare questo mondo, questi tifosi che sono grandissimi e che sono tantissimi, e quindi mi sento un fortunato, cioè più di così non potevo avere, ecco. Ecco, una cosa che invece mi ha disturbato quest'anno, che è stato anche uno dei motivi per i quali poi a gennaio ho detto che questo sarebbe stato l'ultimo anno, è vedere che il clima, diciamo, di tifo, di gioia, di ottimismo propositivo nei confronti della squadra un pochino è venuto meno, perché le prime difficoltà senti veramente sempre delle polemiche, delle accuse, che secondo me i veri tifosi non fanno, cioè si tifa la Juve e difenderò il mio giocatore fino a quando potrò difenderlo, ecco, non è che la prima difficoltà subito lo affosso. Quello è un qualcosa che è cambiato molto in generale, non solo la Juve, e che non mi piace, perché alla fine, se io sono tifoso della Juve, il mio giocatore è sempre più forte di tutti fino a prova contraria, ma prova contraria arriva a maggio, ecco, a giugno, non già a ottobre, settembre. E poi un'altra cosa è stata, che lo dicevo, che io poi ci rido, cioè, quando ho giocato a Barcellona, che prima della partita e anche dopo c'era un po' la polemica, ma perché gioca Buffon? E cioè, dicevo, no, ma non può giocare Buffon col Barcellona, gioca perché è l'amico di Pirlo. Lì ho detto, qua ragazzi stiamo andando completamente fuori dal selciato, ho detto, qua io io devo uscire, ho detto, da questo mondo di pazzi, perché sentire dei discorsi simili vuol dire innanzitutto non avere coscienza di chi sono io e chi sono stato come persona, in quanto ad orgoglio, perché se io avessi la sensazione di non poter più performare ad un certo livello mi leverei immediatamente di tutto. E secondo, non hai la percezione di come sto, perché io poi tutti i giorni mi alleno, i miei compagni mi vedono, il mio allenatore mi vede, e regali io non ne voglio. Sentire che qualcuno dubitasse di sta cosa qua, proprio mi ha detto, qua ci sono delle dinamiche che non mi fanno piacere, ed è giusto troncarle sul nascere, perché il tifoso della Juve, quando c'era Buffon, stappava una bella bottiglia di champagne ed era felice e sereno, perché sapeva che avevi una possibilità in più di vincere rispetto agli altri. E invece, dopo aver sentito questo discorso, ho detto, c'è qualcosa che va cambiato. Ma è anche normale, perché poi la gente, secondo me, ha bisogno di vedere giocatori nuovi, ha bisogno di sognare cose nuove, no? E quindi, sai, uno come me, che è stato anche 20 anni, sono proprio una mosca bianca. Però poi, dopo quella partita lì, è capitato quello che, come ti dico sempre, nella vita bisogna stare sereni e aver fiducia che la vita ti ridà. Infatti il finale e tutto quello che è stato il percorso quest'anno di quelle 14 partite che ho fatto, penso che sia stato un segnale molto forte e che mi ha fatto tanto piacere e che meritavo. Cosa farai di bello adesso? Ho bisogno di staccare, ve lo dico sinceramente, perché da maggio dell'anno scorso, che praticamente non abbiamo mai staccato, abbiamo giocato una volta ogni 3 giorni, e quindi sono più rincoglionito del solito. Ho bisogno proprio di riposare, di immettere nel mio serbatoio delle energie nuove, perché qualsiasi tipo di scelta vada a fare, non voglio pentirmene e voglio farla con la massima serenità e con la massima convinzione. E queste cose qua le puoi fare solo quando vieni da un periodo di riposo, che anche i ragionamenti sono più brillanti. Sei felice oggi, vero? Sì, molto. No, io sono una persona felicissima, non felice, e quindi non chiedo di meglio, come ti ho detto anche altre volte, posso anche smettere di giocare, perché poi penso di aver fatto abbastanza nella mia carriera, ma poi quello che conta è veramente il discorso esistenziale. E a livello esistenziale sono una persona
che sa che deve migliorare ancora alcune cose, ma sono contento, ecco, di come sono venuto fuori come uomo in questi vent'anni. E non è un qualcosa di scontato, perché poi conti con te stesso, sei costretto a farli nella vita. Io li faccio spesso, e se non fossi stato soddisfatto di me come persona, al di là del discorso calcio, non sarei felice. E invece ho la presunzione di poter dire che sono sulla strada giusta e che devo continuare a battermi e a vivere la vita secondo quelli che sono i miei canoni e i miei valori, che poi magari ad altri non piaceranno, ma non mi interessa, sono i miei. Grazie. Grazie a voi.